conservala questa registrazione e poi vedremo a fine dei lavori. Ma vogliamo ricordare il finanziamento di 1,5 milioni del consorzio per la risoluzione delle problematiche legate al canale 7? Oggi la procura di Matera dice che quell'opera è abusiva. Vedremo se sarò io l'impostore, il bugiardo, il mistificatore o il destabilizzatore, o se sarà lui che tenterà ancora una volta di prendere in giro la città con questi sproloqui che fa, facendosi forte di un consenso elettorale.